E ora la notizia di un lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Nella notte è morto, lo vedete, Gianfranco De Laurentiis, volto storico di Dribbling. Aveva lavorato anche alla TG2. Sentiamone un ricordo con Fabrizio Failla. Gianfranco De Laurentiis è stato qualcosa in più di uno dei volti più amati di sempre dell'informazione sportiva Rai. Lui, capace di rivoluzionare il modo di raccontare il calcio in TV, usando un linguaggio nuovo, incisivo, sempre garbato, intriso dalla competenza che però mai lo faceva apparire saccente. Pioniere, precursore, inventore, fate voi. Di certo si deve ad una sua idea, condivisa con l'amico di sempre, Giorgio Martino, la nascita di Eurogol, la trasmissione che per prima condusse il giovedì in seconda serata e in tutte le case le reti che venivano realizzate nelle coppe europee. Volto storico, secondo direttore di sempre nella storia di Rai Sport, lega a sé la conduzione di Dribbling, Domenica Sprint, Domenica Sportiva, Pole Position e fu anche il geniale creatore della giostra del gol, ancora oggi il format della TV italiana più vista al mondo ogni domenica. Buonanotte. E ora andiamo a vedere di cosa si parlerà oggi a Medicina 30.